Buonasera e benvenuti all'angolo del dottor Sollo. Stasera parleremo di ansia, stress e depressioni e qualche consiglio per poterli combattere. Innanzitutto fare e non pensare, quindi cogliere l'attimo è il modo migliore per poter allontanare queste che sono sensazioni, emozioni negative. Quindi invece di rimanere seduti, anche se l'umore non è dei migliori, essere propositivi e agire rimandano più possibilmente lontani da noi quelli che sono pensieri negativi e di stress. Secondo consiglio, riscoprire la manualità. La manualità serve a darci consapevolezza, dare un volto finito, un obiettivo concluso dei nostri pensieri che diventano cose o azioni. Mi riferisco al dipingere, quanto occuparsi della cucina, dell'orto, prendersi cura di un animale. Quindi vedere un qualcosa di finito operato dalle nostre mani aiuta a focalizzarci nel momento qui ed ora e quindi allontanare quelli che sono i pensieri negativi. Terzo consiglio, guardare la realtà così com'è. Quindi per poter allontanare l'ansia, lo stress, la depressione, non bisogna dare la colpa al destino o alla sfortuna, bisogna anzi cercare di concentrare su se stessi e cercare di capire quali sono state le abitudini nocive che ci hanno portato in una certa condizione psicologica, quindi essere più fiduciosi e non cercare svolti e risvolti magari nell'astrologia. Quarto consiglio, immergersi nella natura. Vivere a contatto con la natura o prendersi cura degli animali aiuta a allontanare il nostro pensiero da noi stessi e a farci sentire più utili. Quindi questo scollamento del noi e solo noi, viviamo male solo noi, può essere diciamo, giustamente allontanato facendo crescere un animale quanto una pianta e dedicarsi a qualcosa che veramente ha necessità di noi e quindi questo aiuta a abbassare lo stress, l'ansia e pensieri depressivi. Quinto consiglio, allenarsi al distacco. Cercare di distaccarsi da quelli che sono i nostri pensieri ossessivi ci aiuta a sentirci più liberi, a prendere possesso del nostro destino, quindi che siamo ossessionati da cose, da persone o quanto a eventi, non fa altro che chiuderci in una gabbia che logicamente ci fa sentire ancora più schiacciati dai pesi di questi pensieri. Quindi cominciare ad avere un distacco da quelli che sono desideri che vanno oltre ai nostri bisogni. Numero 6. Bisogna smettere di piangersi addosso. I continui lamenti su noi stessi, su quello che abbiamo fatto, su quello che abbiamo operato nella nostra vita, nelle nostre scelte, non fa altro che indurre negatività e continuare questo piangersi addosso non fa altro che sia allontanare la felicità, ma anche quello delle famose autoprofezie poi che si avverano. Quindi se io penso sempre negativo, sicuramente quelle cose mi accadranno e io continuerò un po' come un cane che si morde la coda a rimanere sempre nello stesso loop negativo. Settimo consiglio, sì al sano egoismo. Ci siamo noi, solo noi, non fidiamoci di tanti consigli esterni che magari sembrano disinteressati ma non lo sono. Cerchiamo di seguire quello che è il nostro istinto e quello che è il nostro impulso. Con questo non voglio dire che non bisogna ascoltare gli amici, ma il sano egoismo significa agire e poter cambiare strada ogni volta che si vuole senza nessun tipo di rimorso. Quindi siate egoisti nella maniera più giusta e consapevole. Numero 8. Usare l'immaginazione. Nei momenti difficili, depressione, ansia, spinta, stress, cerchiamo di riportare alla mente quali sono stati gli ultimi momenti felici in cui noi ci sentivamo forti, ci sentivamo bene con noi stessi, con le persone che ci circondano. Quindi durante la giornata, quando prevalgono pensieri negativi, cercare di ricordare e riportare alla mente quei momenti felici che sicuramente non saranno mancati nella nostra vita e così vedremo che la depressione, l'ansia, lo stress tenderanno ad autolimitarsi. Consiglio numero 9. Liberare la mente con lo sport. L'abbiamo sempre detto, l'attività sportiva aiuta in tutti i campi della nostra vita,
ma particolarmente fare sport aiuta a produrre quelle che sono sostanze positive, mediatori chimici che aiutano a farci essere più felici e consapevoli, dopamina, noradrenalina, serotonina, quindi fare sport aiuta non solo il corpo, ma soprattutto la mente in questi momenti molto difficili, anche perché poi stare all'aria aperta, come abbiamo detto prima, a contatto con la natura, aiuta ad allargare i nostri pensieri. Numero 10, frenare il giudizio, quindi non essere negativi su noi stessi, non tirare un bilancio della nostra vita nei momenti in cui non stiamo bene, ma cercare di fare e preparare le nostre azioni verso qualcosa che sia spensierato, non legato ad un obiettivo, senza che quindi dobbiamo per forza trarne poi una conclusione. Fatto così, cominceremo a essere anche più spensierati e liberi da quelli che sono per forza nella società di oggi il raggiungimento degli obiettivi. Quindi cercate di essere più sereni e spensierati. Ultimo consiglio, mandare in panchina la razionalità. Seguire tutte le cose della nostra vita con la ragione ci può rendere ossessivi. Questa ossessività ci avvicina sempre di più alla sofferenza. Ricordiamo di ascoltare le nostre emozioni e quello che dicono le nostre emozioni, perché solo così, solo sentendo spontaneamente quello che noi proviamo e sentiamo, riusciamo a bilanciare quella che è la nostra vita, che non è fatta soltanto di sofferenza, non è fatta solo di felicità, ma è fatta da un misto di queste due cose, proprio perché nella vita dell'uomo quello che prevale è la giusta misura. Voglio concludere con una frase del Buddha: se tiri la corda troppo, rischi di spezzarla, se la tiri troppo poco, rischi di non farla suonare. Quindi a voi trarre le vostre conclusioni. Vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima.